sabato sera. Intendo quella vera, intendo quella vera. Hai presente le stelle, le torri gemelle? Quelle che non esistono più. Successo annunciato e tutto esaurito ieri sera a Campogialli per il tradizionale appuntamento di Calici di Stelle, serata che di fatto rappresenta il clou dell'intera bella stagione per le frazioni della città di Poggio. Come sempre, oltre all'organizzazione diretta degli abitanti della frazione, notevole la partecipazione dei ristoratori di zona con la proposizione di piatti e ricette che spaziavano dall'antipasto al dolce, ed ovviamente l'Associazione Italiana Sommelier e le tantissime prelibatezze enologiche dei nostri colli per un evento che appunto non ha nemmeno granché bisogno di rinnovare. Semplicemente perché funziona così com'è. Anche quest'anno c'è stato un grande afflusso di persone, di cittadini ma anche di turisti qui nella frazione di Campogialli per il consueto appuntamento con Calici di Stelle. Io innanzitutto ci tengo a ringraziare gli abitanti per la collaborazione, perché c'è sempre grande passione e spirito di volontariato nell'organizzare questa manifestazione, perché è un modo per valorizzare la frazione, è un modo per socializzare, è un modo anche per testimoniare un senso di identità e di appartenenza. E poi ci tengo a ringraziare i tanti produttori e ristoratori che sono presenti qui stasera, perché di fatto mostrano non solo il volto bello e accogliente della nostra comunità e della nostra città, ma anche la capacità di lavorare in maniera professionale e appassionata, promuovendo per l'appunto prodotti che sono e ricette sicuramente di qualità. Questa è una manifestazione ormai rodata e però ogni anno non smette di stupire, perché tutti gli anni veramente registra un grande afflusso, e questo a noi fa particolarmente piacere. Ci tengo per ultimo anche a ringraziare i dipendenti comunali che anche stasera sono qui impegnati, perché ovviamente l'impegno dei produttori e dei cittadini è basilare e importante, altrettanto importante è anche l'impegno dei nostri dipendenti che sono qui presenti. Quindi ecco, l'augurio è che tutti anche stasera vivano una piacevole serata insieme e possano degustare e apprezzare quelli che sono non solo i prodotti del territorio ma anche i valori del nostro territorio.